Ciao, mi chiamo Stefano e questa è la mia vita. La mattina mi sveglio, faccio colazione, dopodiché non ho un cazzo da fare. E quindi mi diverto a fare ciò che mi riesce meglio. Certo, magari potrei investire il mio tempo in un modo migliore. Magari potrei studiare. Magari potrei migliorare i miei rapporti sociali, ma hey, qui è della mia vita che stiamo parlando, non della tua. Ah, dimenticavo, questo non sono io, è mio fratello che si è offerto di fare questa parte iniziale senza senso. Ecco che mi raggiunge. Dopodiché potremo fare quello che state tutti aspettando, ossia la seconda parte dell'impariamo a usare Photoshop. Ah, dimenticavo. Se per caso non l'avessi capito, quello sono io. Non fate caso al mio look, in questi casi non conta. Microfono, PC, registrazione. Ah, prima di iniziare ci tenevamo a specificare una piccolissima cosa. Questo è un tutorial su Photoshop a livello base. Noi non abbiamo nessun certificato che attesta le nostre conoscenze. Tutto quello che sappiamo è il risultato di lunghe nottate di smanettamento. Ehi! Sì, questo vocabolo non esiste. E quindi vi preghiamo di non rompere il cazzo con commenti del tipo: ehi, ma voi non siete nessuno per fare quello che state facendo perché, ehi, questo è un tutorial gratuito, minchia! Quindi non rompete il cazzo. Bene. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ah, da quanto tempo, Simone? Finalmente possiamo iniziare la rubrica Iniziamo ad usare Photoshop. Bene. Allora, oggi siamo qui, appunto, come abbiamo già detto, non fate caso all'intro iniziale che è davvero, non so perché l'abbiamo fatta, Simone. Perché l'abbiamo fatta? Perché a me piace. Ecco, a me no. A me sì. Ok, questa, ragazzi, è l'interfaccia di Adobe Photoshop. Non appena avrete scaricato il programma, come possiamo vedere, ci troveremo davanti questa interfaccia che all'inizio può risultare... Sì, può sembrare un po' stile. È cattiva. È molto cattiva. Ricordo ancora quel giorno che eliminai Photoshop perché non capivo un cazzo. Beh, non fate la stessa cosa, perché adesso abbiamo... Abbiamo la rubrica. Ok. La prima cosa da fare, che un buon photoshopista deve fare, è creare un nuovo file. Quindi andremo su file, nuovo. Come possiamo vedere, qui ci sono tutte le varie opzioni. Noi per adesso limitiamoci al file e creare un nuovo file. File nuovo. Niente di che. File nuovo. Stefano, è semplice, non è difficile. Come possiamo vedere adesso ci chiederà la larghezza, l'altezza e la risoluzione del pixel. Simone, ma che sono i pixel? Allora, sono una serie di punti che messi insieme creano appunto questa immagine. Questo file in questo caso. Contenuto sfondo bianco, colore RGB. Poi vi spiegheremo più avanti che cos'è il colore RGB perché è un discorso a parte. E come possiamo vedere, ragazzi, oltre ai pixel potremo selezionare anche i pollici, i centimetri. Non so, magari dovete creare una locandina, vi hanno detto i centimetri precisi, che cazzo ne so. E noi vedremo sui centimetri. 20,11, cazzi e mazzi. Ci sono i millimetri, ci sono i punti, ci sono i pic e ci sono le colonne. Perfetto, noi adesso limitiamoci ai pixel. Daremo un HD, quindi... 1280x720. E infine abbiamo la risoluzione. Allora, Stefano, che cos'è la risoluzione? La risoluzione sta a indicare la qualità dei dettagli che si trovano appunto in un'immagine e si misurano in dpi, e quindi dettagli per pollice. Noi adesso imposteremo una risoluzione pari a 240, così direi che può andare bene. Qui possiamo vedere che ci dà la dimensione quanto peserà il nostro file, ossia 2,64 megabyte. Ok, diamo ok. Diamo ok, lo so, questa prima parte è molto pallosa, ma purtroppo, ragazzi, se vogliamo fare le cose fatte bene, dobbiamo rompere le palle. Perfetto, questo è il nostro file in HD e come possiamo vedere qui a sinistra abbiamo una serie di strumenti. Allora, questi strumenti, ragazzi, io ho appena scaricato Photoshop, lo ripeto, ho eliminato il programma perché non capivo nulla. Gli strumenti messi in questo modo sono perfettamente idonei a Photoshop perché rende tutto più semplice. Esatto, ragazzi. E poi sono anche a portata di mano, vedete? Un trucchetto, se cliccate per più secondi su uno strumento, come possiamo vedere ci saranno anche dei sottostrumenti, sempre riguardanti quello strumento. Per adesso limitiamoci soltanto a selezionare appunto lo strumento sposta, che è il primo, eccolo qui. Ci sono naturalmente anche dei comandi rapidi, come possiamo leggere sposta. Se premiamo V sulla nostra tastiera ci selezionerà in automatico appunto lo strumento, perché Photoshop ci facilita la vita, ragazzi. Ragazzi, in questa puntata però volevamo spiegarvi la vera ottica di Photoshop, ragazzi, perché come ragionare all'interno di questo programma. La prima cosa da capire, ragazzi, sono i livelli. Allora, innanzitutto qui a destra, come possiamo vedere, abbiamo la finestra livelli, che se non avete appunto possiamo andare su finestra e selezionare l'opzione livelli, eccolo qui. Ma adesso lasciamo un po' da parte Photoshop e vi spiego in sintesi, diciamo così, in sintesi, poi vedremo in dettaglio che cos'è un livello. Ok, adesso immaginate che siete nella vostra bella macchina, c'è il vostro vetro appunto davanti e un piccione vi caga sul vostro vetro. Io ci rimarrei di merda. Ok, ma
Che c'entra questo con i livelli? Ragazzi, il livello non è nient'altro che quel vetro. Sono un insieme di vetri, oppure come possiamo chiamarle, Simone? Lastre trasparenti. Esatto, lastre trasparenti che messe una sopra l'altro, e quindi immaginiamo più cacche di piccione schiacciate su diversi vetri, creano alla fine un'unica immagine con più merde di piccioni. Andiamo alla pratica, vogliamo capire. Allora, disegniamo un paesaggio così, improvvisato alla grande, insomma. Ok, abbiamo questa cosa che non so, Simone, veramente che cos'è. Adesso andremo a creare un livello e quindi una pellicola trasparente da applicare su questo piano. Quindi andiamo sul livello, nuovo, livello, livello, livello. Ok, diamo tutto così, colore nessuno perché appunto è trasparente, metodo normale, opacità 100%. Diamo ok. Perfetto, abbiamo il nostro livello, eccolo qui, il nostro fighissimo livello. Adesso cosa andremo a fare su questo livello? Andremo a fare un qualcosa, un diciamo una casetta. Una casetta. Bene, abbiamo la nostra casa di merda, Simone. Ragazzi, sto col mouse, quindi sì, Simone, cagate il cazzo, perché ho il mouse. Perfetto, abbiamo creato la nostra casa su appunto il nostro livello trasparente, sulla nostra pellicola okay, trasparente. Ok, abbiamo questa pellicola, possiamo, ragazzi, con lo strumento, ovviamente, questo strumento sposta, possiamo spostare la nostra casa, possiamo metterla dove ci pare. E appunto, più che spostare la casa, noi stiamo spostando il nostro livello. Naturalmente questo possiamo nasconderlo attraverso questa opzione, questo occhietto qua che mi sta veramente sul cazzo e indica la visibilità del livello, appunto come ci dice Photoshop. Nascondiamo, riappare, nasconde, riappare, nasconde, riappare. Un livello può avere sia l'opacità sia la trasparenza. Come possiamo vedere qui in alto c'è il comando opacità 100%, se abbassiamo questa diventerà sempre più trasparente. Esatto. Fino a diventare nulla. Eccolo qui, da 0 a 100. Perfetto, noi adesso impostiamo 100%. In questo modo, naturalmente, e dico sempre naturalmente, tutti i livelli hanno delle opzioni che adesso non stiamo qui a spiegarvi. Basta fare un tasto destro sul livello o doppio clic, tasto destro, andiamo su opzioni diffusione e come possiamo vedere avremo tutta una serie di comandi che potremo personalizzare appunto sempre riguardanti questo livello. Esatto. Ok, per farvi ancora capire meglio, ne creiamo un altro. Possiamo fare anche dei comandi veloci qui in basso a destra. E ci mettiamo, non so, ci mettiamo un uccellino che vola. Perché a noi piacciono gli uccelli che volano. Okay. Che grande merda. Questi sono i nostri tre uccellini. E adesso vi spiegheremo una cosa abbastanza fondamentale. Allora, come possiamo vedere adesso abbiamo i tre livelli. Sfondo, livello 1 e livello 2. Il livello 1 è appunto la casa. Quindi la rinominiamo facendo un doppio clic qui. Casa. E il livello 2 sono appunto gli uccelli. L'ultimo livello, quindi l'ultima lastra, che troviamo in cima appunto qui nella barra dei livelli, vuol dire che sarà il livello che coprirà tutti gli altri livelli. Quindi ragazzi, se mettiamo gli uccelli sulla casa, come possiamo vedere, coprirà quest'ultima. Se mettiamo la casa sugli uccelli, vuol dire che la casa coprirà appunto i nostri uccelli. Stefano, perché qui è bianco? È bianco per il semplice fatto che ci indica che lo sfondo è trasparente, tranne la casa, che si vede qui piccolissima. Si intravede, ragazzi! La casetta, sì! Ovviamente, ragazzi, i livelli sono illimitati, possiamo fare livelli tantissimi, livelli. Mille livelli! Possiamo dipende fare naturalmente, tanti. Ragazzi, dalla potenza del vostro computer, se riesce a sopportare tanti livelli. Ok, vogliamo salvare il file, Simone, voglio far vedere il mio lavoretto a mia madre, ok? Andiamo su file! File, salva con nome, ragazzi, okay, nulla di più semplice. Salva con nome. Come possiamo vedere, Photoshop ci aprirà un'interfaccia. Eccola qui, fighissima. Questa interfaccia, ovviamente qui abbiamo il formato Photoshop è quello, diciamo, predefinito. Espresso anche qui, vedete, in PSD. Se noi salviamo un file in PSD, vuol dire che Photoshop si ricorderà tutti i nostri livelli precisi, precisi, come li abbiamo lasciati prima. Naturalmente ci sono tanti altri formati che non stiamo qui a spiegarvi in dettaglio, li vedremo più avanti mano a mano che impareremo appunto ad usare Photoshop. Il più importante in questo caso vi diciamo solo che sono il JPEG, che è il formato classico, il formato... Perché ho fatto così? Non lo so, Stefano. È il formato classico, il formato di base, ecco il JPEG, eccolo qui. E come possiamo vedere è indicato appunto come punto JPEG. Oppure un altro formato importante è appunto il PNG. Simone, perché è importante il formato PNG? Vi ricordate il discorso della casa, della trasparenza della casa? Noi grazie al formato PNG potremo salvare la casa con la trasparenza intorno e quindi applicare la nostra casa sul nostro paesaggio dopo. Oppure su qualunque altro sfondo. Facciamo un esempio? Facciamo un esempio. Mettiamo a nulla. Salviamo solo la casa in questo caso. Eccolo qui, in questo modo. Facciamo salva con nome, formato PNG,
lo chiamiamo case. Eccolo qui, andiamo su salva. Perfetto, andiamo, ok. Adesso facciamo finta che noi abbiamo soltanto un livello di base, quindi il nostro sfondo di merda. Eccolo qui. Importiamo il file che abbiamo salvato e quindi la casa. E come possiamo vedere ci salverà solo la casa e la trasparenza intorno. Ci darà la trasparenza intorno, Simone! E ci sono altri mille formati, ragazzi, che non siamo qui a spiegarvi in dettaglio. Come abbiamo già detto, li spiegheremo in seguito. Perfetto, salviamo il nostro paesaggio perché dobbiamo salvarlo, davvero figo. Salve, eccolo qui. Come possiamo vedere ci darà, io sto salvando in JPEG, ci darà la risoluzione. Qualità metto al massimo perché già JPEG fa schifo, se non metto male nemmeno massimo poi è proprio una merda. Mi dirà il peso, quindi c'è 169 KB e do ok. Ragazzi, la prima puntata di Impariamo a usare Photoshop finisce qua. Per oggi è tutto. Questa è stata la prima puntata di Impariamo ad usare Photoshop. Wow! Ovviamente se il video vi è piaciuto mettete un like, così ci fate capire se vi è piaciuto, ok? Siete un babà, Simone, un babà ripieno di nocciole. Nocciole? Hai mai mangiato un babà da nocciole?